Che soluzioni sono state adottate per ridurre i consumi in fase di trasporto? Lo schema di funzionamento delle due gambe che compongono la trasmissione compound sono state studiate per privilegiare la parte idrostatica o meccanica a seconda del carico motore e della velocità del suolo, il tutto per ottimizzare i consumi. Ad esempio, ad alta velocità opererà principalmente la parte meccanica, raggiungendo ad esempio i 60 km all'ora a una percentuale superiore al 90%, con un solo 10% di idrostatica che sappiamo è quella essere meno performante. E i 40 km orari, a quanti giri motori vengono raggiunti? Beh, io direi di chiederlo direttamente a Pierluigi, che in questo momento è per strada con l'altro trattore. Come potete vedere, a 1200 giri siamo a 40 km orari, raggiungeremo i 50 km a 1550 giri circa e a 60 all'ora andremo a 1800 giri, 1830 circa. Un bel risparmio di carburante per chi fa tanti trasporti. E aggiungerei anche fatto in sicurezza, grazie al fatto che abbiamo i freni a disco secco anteriori ad alte performance, innesto delle quattro ruote di presa in frenata, frenature pneumatiche rimorchio dual mode e tanti altri sistemi come la TBM che permettono delle vere frenate in sicurezza anche con rimorchi molto pesanti.